Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Adesso intro e poi iniziamo. Oggi impariamo qualcosa sulla Militech, la mega corporazione americana specializzata in produzioni di armi e armamenti. Inizialmente fondata come Armatech Lucchesi International dal designer di armi italiano Antonio Lucchesi nel 1996 e sebbene abbia un discreto successo, la sua storia di mega corporazione dominante inizia nel 1998 con la nuova arma d'assalto per la fanteria statunitense. Grazie al crollo economico del 1994 degli Stati Uniti, la neonata Armatech non riuscì ad accaparrarsi i pochi fondi che gli Stati Uniti avevano destinato all'esercito, andando ad altri sistemi militari alquanto fallimentari, in questo caso il SAP. 6 anni dopo, i soldati statunitensi sarebbero morti a migliaia nelle giungle dell'America centrale e meridionale, durante il secondo conflitto sudamericano, con i loro inaffidabili fucili SAP, acquistati durante il periodo di crisi economica, terribilmente inadatti al clima tropicale. Ironia della sorte, solo un anno prima la comunità europea aveva adottato l'FN RAL, la nuova ed eccellente pistola. Tuttavia era in gran parte incompatibile con il sistema SAP, quindi gli Stati Uniti furono fregati. Landi, il generale che era stato deriso e messo da parte durante la crisi perché aveva chiesto al suo governo di comprare i prodotti Armatech, avrebbe tuttavia osservato da lontano questa tragedia. Dopo essersi dimesso dal corpo dei Marines, divenne il CEO di Armatech, uomo che aveva compreso il moderno complesso militare-industriale e quanti delle più vecchie società contraenti militari erano diventate incredibilmente e burocraticamente piene di prodotti scadenti e troppo costosi, venduti solo attraverso l'inerzia contrattuale. È stato in quest'ambiente che Landi ha visto l'opportunità di un produttore militare efficiente, che produce attrezzature moderne di alta qualità, a prezzi competitivi e in grado di vendere la sua tecnologia in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dalle convenzioni politiche. Fu questo passo, unito allo splendore di Lucchesi, del design delle armi, che permise ad Armatech di acquisire il capitale necessario per spingere la società in un periodo di rapida espansione. Con un nuovo mondo di rilievo e visibilità, venne un nuovo nome, Militech Arms International. Il primo grande successo dell'azienda arrivò nel 2004, quando, dopo il disastro che ebbe luogo nella guerra centroamericana, gli Stati Uniti buttarono il sistema SAP e cercarono altre armi affidabili ed economiche. La scelta finale fu il fucile d'assalto leggero Ronin di Militech e poco dopo vinse anche il contratto militare di armamento laterale. Grazie a queste armi, Militech fu in grado di vendere grandi quantità a nazioni e corporazioni di tutto il mondo e allo stesso tempo Militech aveva iniziato lo sviluppo di armi pesanti, artiglieria, veicoli e sistemi aeronautici, per espandere notevolmente il loro catalogo che, abbinato a prezzi moderati e prodotti eccellenti, consentirà alla società di aggiudicarsi numerosi contratti chiave da parte di produttori più affermati, che operano ancora dopo il crollo economico e alla metà del 2010 Militech era il principale appaltatore della difesa degli Stati Uniti e in realtà in molti altri paesi, nonché società che consentivano alle altre società di acquistare numerosi concorrenti e utilizzare i loro progettisti e le loro risorse. Militech International Armaments è una mega corporazione specializzata nella produzione di armi e nei contratti militari privati. Essendo uno dei maggiori produttori di armi nel mondo, l'ampio catalogo di Militech viene utilizzato da centinaia di nazioni e le sue divisioni mercenarie prendono parte ad operazioni che vanno dall'assassinio alla sicurezza aziendale alle operazioni militari su vasta scala. Militech ha sede negli Stati Uniti orientali, lavorando a stretto contatto con forze di polizia e militari. Ha contribuito in modo sostanziale ai sistemi di sicurezza civili. È un potente produttore di tecnologia militare di alto livello, dalle semplici armi da fuoco ai veicoli da combattimento pesantemente corazzati. Attualmente Militech si sta ricostruendo come un incrocio tra un corpo manifatturiero di armi e un esercito mercenario in gran parte impressionante.
Anche se notevolmente ridotto dalle perdite in tempo di guerra, Militech è ancora il più grande produttore e venditore mondiale di armi militari di ogni tipo, dai revolver ai carri armati ai caccia reazione. Militech è un importante fornitore militare negli Stati Uniti e a sua volta è il maggiore cliente di Militech. Ma Militech tratterà in tutto il mondo con chiunque abbia soldi e le sue forze mercenarie e le armi interne la rendono ancora la compagnia più potente al mondo militarmente parlando, anche se non economicamente. Solitari, questa è sicuramente una corporazione che vi starà molto simpatica nel mondo di Cyberpunk. Bene, con questo è tutto, noi ci vediamo per le strade di Night City.